Buonasera a tutti eh, stasera è il 25 insegnamento pubblico in italiano, mercoledì 2 dicembre 2020, ore 21. Eh, stasera avremo come argomento reattori statici e reattori dinamici. Presenta Filippo Bragadin, sono io host, Lisabon Costa Daniela Cima. Eh, un saluto a tutti, c'è cioè Stefania, se vuoi salutare Filippo. Sì, buonasera a tutti, presenti. E e a chiunque segue. Io sono buonasera, Filippo. Buonasera. Abbiamo buonasera. noi un gruppo appunto di uh, prese pre presenti che se qualcuno vuole salutare, Stefania, Lara. Sì grazie, io, io, io vi saluto, uh, sono contenta di essere qua, mi fa piacere appunto vedere lo schermo che è bellissimo e grazie a tutti quanti per essere qua. Benissimo, allora io darei. Subito. Non so se Lara vuole dire anche lei qualcosa. Eh, se Lara vuole dire qualcosa o qualcun altro, altrimenti. Iniziamo. Qualcun altro? Sì. Benvenuti, benvenuti a tutti, buon ascolto. Benissimo, allora adesso iniziamo e m, si svolgerà in due momenti: una parte più semplice, una parte un po' più approfondita e complessa. E Filippo, appunto, ci spiegherà reattori statici e reattori dinamici. Se ci sono domande,. In chat e poi le leggeremo anche diciamo alla fine di questo primo questa prima parte più semplice filippo se per te va bene puoi condividere e io diciamo, sì poi quando fare... sarà il momento te lo chiedo lisa la condivisione perfetto, dello schermo però adesso quando posso iniziare anche a, a parlare così sì <ride> bene eh... Parliamo, introduciamo la questione dei reattori, no? E abbiamo... Avete fatto vedere il disclosure? Il... Sì, disclosure... all'inizio. Ah, all oh, ok. Perfetto, perfetto. E abbiamo parlato di reattori statici e dinamici, no? e... e ora facciamo una piccola distinzione fra i due e, e diciamo quali sono le caratteristiche che... di... di questi due reattori dispositivi, chiamiamoli così. Eh, il primo, è il reattore statico, diciamo che è un reattore con cui noi eh, creiamo l'ambiente per eh, riuscire a creare determinati materiali. Questi materiali hanno eh, delle specifiche e, e sono le specifiche che noi chiamiamo, otteniamo un plasma e adesso andiamo nel, nel dettaglio di che cos'è un plasma. Il plasma sarebbe ehm, un pre, uno stato, prima della, di, della materia, cioè noi conosciamo mh, sulla Terra diversi tipi di materiali, dai metalli alle rocce, a, mh, alle pietre, qualunque cosa di consistente che noi possiamo toccare. Sulla Terra, prima di diventare in quello stato, prima di diventare solido, e conosce uno stato precedente, che è uno stato energetico, e da questo stato energetico si passa successivamente a uno stato più solido, praticamente con una serie di processi che avvengono. Che ora non staremo a dettagliare perché farebbero solo più confusione, diciamo che il concetto è questo, e da energia si passa a uno stato più solido, meno mobile, anche meno dinamico, perché lo stato prima di quello eh, di cui è composta la materia è uno stato altamente dinamico, mentre nel momento che questa energia fortemente dinamica perde la sua forza, tende a eh, solidificare e creare materia che è uno stato sempre plasmatico ma non dinamico quindi noi con l'aiuto di questi reattori di, eh, statici che sarebbero le coppe quelli che noi abbiamo conosciuto come coppe e costruiamo ehm, e creiamo i presupposti eh, che ci consentono di andare indietro dalla materia verso i suoi stati eh, primordiali che l'hanno caratterizzata. Significa che eh, faremo dei passi indietro eh, che ci consentiranno di avere quello stato energetico di cui la materia è derivata. E, ovviamente ci sono tantissimi eh, tipi di reattori. Possiamo, i processi, più o meno, i, i processi che mettiamo in atto per ottenere questi plasmi, e più o meno si avvalgono sempre dello, della stessa fisica, cioè vuol dire che io, per poter ottenere questi materiali, devo creare più o meno sempre quelle condizioni, che sono condizioni alcaline dove io andrò a operare, e dentro questi ambienti alcalini, che sono solitamente, significa che sono acqua e salata con diversi tipi di sale, e questo è un ambiente in cui i reattori lavorano, è sempre un ambiente alcalino. E dietro questo ambiente si generano, eh, all'interno di questo ambiente, Genera, generiamo questi, eh, questi plasmi. Ora eh, possiamo, una volta che abbiamo, questa era diciamo l'introduzione ai reattori statici, mentre eh, i reattori dinamici fanno uso in un secondo momento dei materiali che abbiamo ottenuto dai primi. Cioè, mentre nel reattore dinamico non, facciamo, eh, non generiamo nessun materiale perché eh, come per esempio ne facciamo con il generatore statico in quello dinamico eh, creiamo l'ambiente dove utilizzare i materiali che abbiamo ottenuto cioè praticamente dove mettere in forma dinamica ciò che abbiamo creato in quello non dinamico cioè, eh, Ora condivido lo schermo perché le parole forse sono più complesse di quello che in realtà. Allora, noi praticamente otteniamo, facciamo un, un reattore per fare la Coppa numero uno. Vedete tutto il mio schermo? Sì, sì, vediamo, vediamo. Ok, perfetto. Vediamo lo, il desktop. Perfetto, adesso arriva carico il programma per disegnare. Allora, qui noi abbiamo la nostra coppa. Faccio disegno un'ipotetica coppa, potrebbe essere fatta in tanti modi, comunque. Questo è il nostro reattore e otteniamo i, i nostri materiali. Nella, nella base produciamo GANS, che abbiamo detto che è l'acronimo di GAS in nanostato, eh, mentre nella sua superficie otteniamo quello che chiamiamo aminoacido, che sarebbero carbonio, ossigeno, azoto e idrogeno otteniamo questi due materiali. Ora il, il reattore dinamico e statico, scusatemi, il reattore statico ci serve per creare materiali, mentre quello dinamico, che solitamente ha una forma sferica, serve per utilizzare i materiali prodotti nel primo per rendere questi materiali in uno stato e in un ambiente che possa essere dinamico, che possa creare movimento. Per fare, ehm, per creare, per mettere i GANs in movimento ci sono tanti modi. E, e il più semplice, come stavo dicendo adesso, è eh, creare, una, avere una sfera, una palla che eh, possa consentire a questi materiali, di, eh, a questi materiali di, di essere messi in rotazione. Ci sono diversi gradi di, di ambienti che possiamo creare con i reattori statici, che sono i seguenti. Possiamo creare un reattore statico con dentro solo gas e acqua plasmatica. Plasma water sarebbe. Oppure possiamo usare questi reattori dinamici eh, semplicemente ut utilizzando i campi che il plasma liquido una volta passato dentro il reattore lascia e questo diciamo che detto a grandi linee è quello che le due fondamentali distinzioni che si generano fra questi due reattori cioè molto semplicemente il primo serve per creare materiali e il secondo per metterli in uno stato dinamico e... Un piccolo, mi sembra che sia doveroso anche fare una piccola digressione sulla nanostruttura, visto che eh, probabilmente qualcuno qui ancora non lo sa, e ora, tutto questo processo di creazione di materiali ci è consentito grazie alle eh, nanostrutture, che sono, diciamo, delle sono quelli che otteniamo grazie a particolari trattamenti sui vari metalli. Molto spesso gli, i metalli che utilizzeremo, che vedremo più usare all'interno dei nostri reattori, eh, sono principalmente lo zinco, il rame e il ferro. Grosso modo sono quelli più utilizzati, ma ce ne sono anche molti altri. Diciamo che... I reattori eh, possono avere infinite varianti e infiniti metalli possono essere impiegati per ottenere diversi tipi di plasmi. Nel processo di nanostruttura, eh, all'inizio ho detto praticamente che cos'è il plasma. Il plasma è uno stato pre della materia. Prima che la, la materia si manifesti eh, c'è un plasma e prima del plasma ci sono dei campi. Quindi noi sostanzialmente attraverso il processo per eh, fare una nanostruttura cominciamo a fare questo passo indietro. Perché sostanzialmente quello che faremo eh, sui nostri metalli per ottenere questo è liberarli dalla loro struttura molecolare e creare uno stato monoatomico. Sulla, sua, sulla superficie di questi metalli. Quindi vediamo già che praticamente da questo nostro, un esempio molto pratico, stupido, ma semplice, questo è il nostro pezzo di rame, nel momento stesso in cui noi otteniamo un, un nanostrato, significa che già abbiamo creato una maggiore... Ehm, libertà, meno compattezza e ci stiamo già muovendo, visto che questi sono i nanostrati, sono composti da eh, milioni di atomi, singoli atomi, quindi in questo caso stiamo già creando i presupposti per allontanarci dalla materia compatta, cioè stiamo scompattando la materia. Poi in un secondo momento, una volta ottenuta questa nanostruttura, continueremo questo processo all'interno di un ambiente alcalino, come dicevo prima, che ci consentirà un, eh, di creare uno stato ancora maggiore di libertà, cioè praticamente questo stato che noi abbiamo è uno stato monoatomico. È un ciclo termochimico questo qua. Scusami? ma È un ciclo termochimico. Cosa intendi con ciclo termochimico? È quello della, dei reattori che fanno? Non eh, Che tu stai facendo adesso? Cos'è questo qua? Un ciclo termochimico. eh? Io prendo... Allora tu vuoi sapere come è fatta la nanostruttura? Perché se no bisogna che te lo e questo, spieghi. Questo, questo comunque ve lo presento, questo è Rodolfo, il mio compagno di scuola okay. che abbiamo aiutato con le Gans. E quindi okay. lui è proprio nuovo, nuovo, nuovo. Ok, quindi devo, <ride> dobbiamo spiegargli e, che cos'è la nanostruttura. Eh, no, 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 volevo solo sapere se vi capivate. Allora, eh, ciclo, io non so cosa intendi tu per ciclo termochimico. Io, per fare questa nanostruttura, prendo il mio pezzo di rame o zinco, quello che è, e lo metto in una soluzione di soda caustica con acqua bollente. E creo un ambiente per cui questa separazione di cui ti sto parlando, questo strato monotomico, avvenga per l'ambiente che gli creo io. Dopo, non so tu cosa intendi per termochimico spiegati ci sei posso? sì sì eh, niente volevo eh, dire che non è un processo chimico ma eh, è una nuova tecnologia che si basa sul plasma insomma quello che è il dubbio che aveva il signore penso che non c'entra la chimica o c'entra poco, ma noi lavoriamo con processi plasmatici, che è questa nuova tecnologia, insomma. Posso dire una cosa anche io, scusate, sono Lisa. Eh, Rodolfo, io posso comprendere che vuoi trovare diciamo, dei collegamenti con quello che noi abbiamo diciamo, a livello scientifico, ma eh, ti consiglio di ascoltare perché è tutto un altro tipo di tecnologia anche io sono di base chimica, quindi ti posso dire, non, non si possono fare paralleli con quello che uno ha eh, studiato o conosce. Quindi, Beh, ma possiamo comunque spiegarlo semplicemente. Certo, certo, certo. Facendo, certo. Dicendo quello che accade con la, prima, con la prima procedimento, no? Diciamo, scusa, chiudo questo. Allora, quando ho eh, prendo... Facciamo l'esempio, io creo una bobina o, o, o una piastra di rame e voglio creare sopra, questa, sopra questo pezzo, e un anno, creare un nanostrato, ok? Creare un, un, un passaggio per il plasma. E la metterò in un contenitore con, mh, facciamo l'esempio, questa è la mia bobina qui dentro e eh, aggiungerò della soda caustica. Che cos'è la soda caustica? La soda caustica è sodio ossigeno e idrogeno, ok? Creo un ambiente estremamente alcalino dove va dove questo pezzo è immerso. Que e che cosa fa l'alcalino? L'alcalino prende se avessi buttato dentro un acido dentro questa dentro questa vaschetta diciamo questa è una vaschetta no se io qui avessi metto, avessi messo dentro un qualunque tipo di acido l'acido eh, avrebbe dato energia a questa cosa qua non avrebbe creato un processo di eh, di tiraggio cioè ti faccio un esempio quando tu eh, hai un'infiammazione e eh, se Usi dell'acqua salata su quell'infiammazione, noterai che praticamente c'è un processo di asciugamento, giusto? Questo perché il sale, che è alcalino, ha la capacità di tirare. C'è una sorta di come se l'ambiente estremamente caldo che io vado a creare per il pezzo con l'acqua bollente, la soda caustica che crea una reazione, quindi la temperatura aumenta. L'ambiente alcalino, nello stesso momento altamente alcalino, strappa i primi strati di atomi del pezzo che ho messo dentro e innesca un processo. Questo è quello che accade praticamente quando io faccio una nanostruttura. Ci sono una serie di elementi concomitanti che consentono, e mi consentono di, di, eh, di stra proprio strappare letteralmente dal mio pezzo di, di rame o quello che è, i primi atomi superficiali. Nel momento stesso che questi atomi si separano, cambiano segno, mentre nello stato della materia erano di un segno più, nel momento stesso che diventano monoatomici nella sua superficie, cambiano segno e letteralmente si attaccano al metallo, ok? Noi sappiamo per prove al microscopio, e poi vi fornirò eventualmente i link delle varie università e dei vari studi che sono stati fatti sulle nanostrutture, questo non lo dice solo la fondazione, ma ci sono già due o tre università che hanno, fornito queste, hanno validato questa cosa qui, e cosa dicevo? Stavo dicendo che praticamente questi, eh, si parla di circa 350.000 strati, che noi non vediamo, vediamo semplicemente il nostro pezzo avere un colore nero, però visto al microscopio elettronico, ehm, diciamo che si creano dai 300 ai 400.000 strati di questi atomi che si sovrappongono. E che cosa succede una volta che noi abbiamo questa sovrapposizione di atomi, no? Questi atomi sono come delle calamite, no? È presente quando, avete presente quando met, mettiamo le calamite sul tavolo, no? Loro si posizionano. Ognuna prende lo spazio in rispetto all'altra, no? E se ne muoviamo una, anche il resto si muovono. Ora, quello che si crea sullo, stato, sullo strato superficiale di questi materiali è proprio questo. C'è una serie di calamite che... Si sono posizionate una rispetto all'altra, creando la possibilità di passaggio del plasma, che sarebbe praticamente quello che, fino al secolo scorso, chiamavano etere. Noi lo chiamiamo plasma. E. E poi ci sono altri fenomeni che avvengono all'interno di questa nanostruttura, cioè la nanostruttura non è semplicemente una cosa a sé stante che non fa niente, ma i suoi atomi comunicano e creano fra di loro determinate cose. E questo, diciamo, è lo, la funzione della nanostruttura, cioè creare, dare la possibilità al materiale di eh, condurre il plasma, perché il plasma, eh, noi siamo fatti di questo, di questo materiale, cioè di questi materiali che noi ricaviamo nei reattori statici hanno la stessa, lo stesso livello materico, la stessa, lo stesso livello, come si può dire, siamo fatti di quei materiali. Ed è anche proprio per questo che eh, rispondiamo estremamente rapidamente a questi materiali. Cioè, perché abbiamo subito un effetto immediato quando andiamo a utilizzare per il nostro benessere queste cose? Perché sono eh, della stessa materia. È come dire, interagisco col vapore, con lo stesso livello, col vapore cosa che se provassi a interagirci con un altro livello di materia avrei un effetto diverso. Quindi il gas, tornando a noi, è, un è, un, è uno stato della materia esattamente come quello di cui siamo fatti noi. Ed è proprio per questo, come dicevo, che è così è efficace su di noi. Filippo, vogliamo dare un po' di tempo per chi vuole fare qualche domanda e poi passiamo... Sì, a sì, 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 Elisa. Allora, c'è qualcuno che vuole prendere la parola? Stefania, oppure Lara, oppure Dan, Rodolfo? Allora, Mi sembra che c'era Rodolfo che voleva fare una domanda, ma non so se può Rodolfo. aprire il microfono. Ciao Rodolfo, benvenuto Rodolfo. Eh. No, grazie a tutti. No, 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 stavo, stavo sentendo, diciamo, che ero interessato. Hai qualche curiosità che vuoi fare domande a Filippo, visto che è la prima volta che stai con noi. No, 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 è... fa... se, se c'è qualche sì, domanda poi gliela perché... faccio dopo. Sì, sta so. spiegando comunque da dove vengono le bottiglie che Lara ti ha spedito. Sì, sì, sì. Avevo capito, sì. E poi le puoi fare a casa? Va bene. Sì, avevo capito. Siamo contenti che sei qua. Benvenuto. Sì, sì, sì. Perché guarda che io e Rodolfo non ci parlavamo da non so quanto tempo. Benvenuto. Vent'anni, dai. <ride> Allora. Filippo, ritornando sì, sì, sì. Diciamo alla linea guida che noi ti ricordi abbiamo più o meno eh, seguito, c'era il discorso anche di qualche link, qualcosa, al eh, limite li mettiamo alla fine questi. giusto? Sì, ok, ok. Ti ricordi qualche workshop che al limite, eh, io perché mi ricordo moltissimo quelli semplici. Che ha fatto cash quelle Ti lascio. Scusa Lisa, ti rilascio la condivisione dello schermo. A te perché sì, sì. così abbiamo sì, sì. come faccio? Faccio io. Ecco qui, ok. Perfetto. perfetto. Allora, qualcuno voleva degli approfondimenti. L'altra volta su qualcosa, perché potremmo pure passare alla parte di approfondimento adesso. Uh, in, in, non so se vuoi far dire qualcosa di un po' più approfondito rispetto agli attori uh, statici e dinamici allora eh, sì allora eravamo infatti su quella cosa lì sì. abbiamo descritto diciamo ritornando facendo un passo indietro attraverso la costruzione di una nanostruttura e abbiamo la possibilità di fare il primo step nel diciamo in quel campo in, quel, in quell'universo plasmatico ehm, grazie proprio a questa cosa qui altrimenti non avremo possibilità cioè se facessimo un reattore statico senza l'ausilio senza la presenza di una nanostruttura non riusciremo ad ottenere questi materiali comunque cioè diciamo che tutto parte dalla nanostruttura da lì, da lì in poi ehm, andiamo verso eh, come dicevo prima uno stato maggiore di libertà mentre dicevo prima la materia è un plasma con eh, a, con un grado di dinamicità pari a zero è sempre dinamico ma pochissimo il plasma è l'opposto e quindi noi praticamente il nostro scopo è quello proprio di andare verso quella direzione lì cioè una volta che poi abbiamo ottenuto i gans quelli di cui si parlava, quelli di cui le coppie compongono, il nostro cammino non è finito. Perché attraverso i Gans otteniamo uno, uno stato di libertà ancora maggiore, che sarebbe il plasma liquido, che, sarebbe, che consisterebbe nell'acqua che è stata filtrata attraverso questi materiali. E c'è uno stato di maggiore libertà, che sono i campi. Ed ecco che arriviamo ai reattori dinamici. Perché i reattori dinamici, come dicevo prima, eh, usano questi materiali che, che otteniamo nelle coppe. E dipende da cosa vogliamo ottenere, perché effettivamente ci sono diverse opzioni qui. E possiamo avere dei reattori dinamici completamente... Eh, pieni di gas proprio materia gas puro come possiamo fare i reattori dinamici con solo plasma liquido fino ad arrivare ai reattori dinamici con la sola presenza dei campi che cosa significa significa che una volta che ho un, uh, un contenitore nano trattato anch'esso reso monatomico attraverso eh, una volta che in questo contenitore è entrato in contatto l'acqua plasmatica e ora in quel contenitore ci sono i campi cioè l'acqua plasmatica lascia lascia dei campi lascia la presenza di campi e e questi campi eh, ora, eh, non avendo una... essendo campi puri, non attaccati a nulla di fisico, mentre il plasma liquido e i generano campi, eh, ora qui abbiamo, e però hanno una parte materica, nel senso un GANS di per sé stesso è come un, un, um, è una sfera che irradia. È, come, è esattamente come una sfera, una calamita a sfera, no? Quindi ha i suoi campi magnetici e genera costantemente i campi magnetici, magnetico e gravitazionali. Ora, invece, utilizzando solo i campi, ci siamo completamente staccati dalla materia. Ed è qui in cui, in, a questo punto, come dicevo l'altra volta, no? Dicevo, eh, cominciamo a utilizzare... I reattori dinamici attraverso il solo uso dei campi perché perché se io dentro un reattore dinamico io ho il mio contenitore no o la mia sfera non hanno trattata però dentro ci metto ci metto del plasma liquido o ci metto del gas io con la mia volontà ancora non riesco a farlo girare <ride> non posso quindi sono costretto a, ehm, per creare una rotazione, che è quello che interessa a me, sono costretto a, a servirmi di qualcosa di meccanico, che può essere un motorino o possono essere altre cose, ma eh, sono attaccato a questa cosa qua. E la presenza di un qualcosa di elettrico che crea anch'esso un campo magnetico sotto il reattore eh, crea delle limitazioni. Non che questi reattori coi motorini siano sbagliati, però diciamo che non soddisfano completamente lo scopo, sono parziali. Filippo, ti posso fermare un attimo perché ci sono delle domande? Sì, sì. grazie, Elisa. Che allora pensi... c'è Rodolfo che io volevo dare la parola perché ha scritto ehm, sì, sì. qualcosa, però non comprendo bene se vuol dire appunto se si possono fare tutti con lo zinco. Rodolfo, puoi prendere tu la parola e lo spieghi? No, dicevo che il processo è sempre lo stesso per fare tutti e tre i tipi di gans, almeno io ne conoscevo tre, poi magari potrebbero essercene altri, quello bianco, quello arancione, quello verde, quello blu. Che infatti ho scritto, ho scritto in chat: ferro, di rame e di zinco. Sì, sì, vai avanti, vai avanti, dimmi un po'. Io intendevo il processo per come no. le, eh, produrlo è sempre, è sempre uguale per tutti e tre, giusto? Sì, 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 uh, cioè, il processo è quello, cioè tu prendi una coppa, prendi un bicchiere, okay? Ci metti dell'acqua salata, okay. poi ci sono diversi, a seconda di quello che devi creare, capito? A seconda di quale plasma vuoi, ehm, devi creare e devi metterci dentro determinati materiali. Ok. Perché a seconda dei materiali che tu metti... Eh, Crei, crei un ambiente a seconda del tipo di sali che ci metti dentro e allora i reattori statici non è semplicemente acqua salata ci metto due piastre ci sono una, una, una montagna di cose dietro e piano piano le, spieghere, le spiegheremo tutte le ripasseremo e, e... però diciamo per fare un reattore statico essenzialmente ci vuole un ambiente alcalino salato ci vuole, ci vuole una nanostruttura che crei i presupposti per avere una fonte plasmatica come il Sole. Praticamente quando io ho un, un pezzo che ha una nanostruttura, lui crea un campo plasmatico. Questo campo plasmatico emula il campo plasmatico che ha il Sole. E il rispetto a cosa? Il rispetto a un altro pianeta. Quindi avremo il Sole e un metallo che farebbe le veci di un altro pianeta. E quindi c'è una creazione di materiali, si genera proprio eh, diversi tipi di plasma. Infatti eh, ogni reattore genera... Eh, se io voglio fare un, un reattore di CO2, non so se mi è sentito dire questa cosa. Sì, qualcosa ho sentito. Allora, il reattore di CO2 che cosa fa? Questi metalli che sono dentro questo reattore mi creano. A... Sì. Non condividi la... il schermo, cioè, se tu disegni adesso, noi non ci vediamo. Mi vedete a me? No, non sto no. disegnando. non sta disegnando. Ah, okay. Dan, okay. Okay. No, stavo okay. semplicemente parlando. No, dice, forse Danno vuole suggerire se vuoi disegnare. Ah, non... Posso anche disegnare, sì. Ah, forse chi... poi per Dodolfo che è la prima volta... Sì, forse no, sì, hai è... ragione. È semplice. Prendi tu lo schermo, vai. Ok. Nel frattempo, così è più facile, diciamo, comprenderlo, no? Perché sì, sì, ti... dice, hai ragione. Infatti. Eh, vedete il mio desktop, ragazzi? Sì, assolutamente okay. sì. Vai, vai. Sì, sì. Così facciamo anche questo approfondimento, giustamente, legato sì. ai attori, no? Stato. Ok, sì, sì, no? ma tanto eh, è sempre positivo ripassare queste cose qua, assolutamente. Ma vediamo un po' se questo... Eccolo là. Voilà. Il reattore allora. di, di cui stai parlando tu è quello ad acqua pressurizzata, giusto? No, 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 no. no. Ah. Non so cosa hai visto tu. E eh, è... io, io guardo un po', un po' tanto. Io sono uno che diciamo che gli piace, gli piace guardare, sentire, imparare un po' tutto. Quindi più o meno quando mi hanno spedito il GANS... Sono andato a vedere un po' su internet, oh, mi sono documentato e almeno da quello che ho capito era, era questo. Appunto per questo che ho detto, volevo, volevo, volevo partecipare questa sera per capire un po' meglio, perché poi dopo le cose che magari vedi in internet e non guarda. sono complete, nel senso che poi magari possono essere di diversi specie, di diverse mo modalità, diciamo. E, a, cioè, abbiamo già fatto dei video su questa cosa qui. E non approfondirò molto perché praticamente ripeterei quello che già abbiamo detto, no, 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 no. Però, però ti dico semplicemente: giusto per darti una, um, uno spaccato abbastanza veloce di quello che è. E questa è la tua coppa, e facciamo un esempio: noi vogliamo produrre il CO2, okay. che è un gas di CO2, ok e il nostro reattore è composto da una piastra di rame nanotrattato no. e una di zinco naturale, normale. Gli elementi sono ovviamente in una soluzione alcalina con sale. Sono collegati fra di loro con un piccolo carico per evitare che ci sia una reazione troppo veloce. Di solito è un LED rosso, polarizzato in questo modo, il più e il meno. Questo è un reattore che crea il CO2. Abbiamo detto che questo è nano e questo è lo zinco. Normale. Mettendo, creando queste condizioni qui, noi creiamo praticamente all'interno di questa scatola, all'interno di questo bicchiere, all'interno di questa coppa, quello che è, le condizioni per creare una calamita. Faccio questo disegno che vedrai spesso, uh -huh. una calamita del carbonio. Cosa significa che? Poi avanti ti spiegherò perché si crea la calamita del carbonio. Però adesso ti dico in soldoni quello che accade. Okay. Questa è una calamita plasmatica. Ok? Perché abbiamo detto che abbiamo una, una nanostruttura che crea i presupposti plasmatici. Altrimenti, non creeremo questo materiale se non fosse trattato così. E, e una volta messi insieme questi elementi, questa, eh, questo reattore sarà, attirerà a sé tutto il carbonio in stato plasmatico che passa sopra questa, questa coppa. Okay? Tutti gli atomi di carbonio che sono qui in stato plasmatico, poi, poi dettagli, dettaglieremo bene che cos'è lo stato plasmatico e la materia, vengono attratte dentro, dentro questo contenitore che, in cui c'è acqua e sale, il carbonio si lega all'ossigeno. Ed ecco che abbiamo il CO2. Se tu fai questo, lo stesso esperimento senza fare la nanostruttura, e ti consiglio di farlo. Ottieni un materiale verdolino, qualche volta rosso, verdolino, che non, non c'entra niente con il CO2, è un'altra cosa. Accade. Questo accade proprio perché abbiamo fatto la nanostruttura e abbiamo creato dei presupposti magnetico-gravitazionali, si dice, per cui eh, la calamita che abbiamo creato qui, immagina come quelle calamite d'anello, abbiamo creato una, una calamita con la forza, con la stessa forza del CO2, del carbonio. Tu sai che il carbonio... A una massa atomica, no? Mm. Noi consideriamo eh, ogni elemento eh, in base alla sua massa come una calamita più grossa o più piccola, ma essenzialmente è sempre una calamita. E okay. Tu immagina che io ti ho detto che noi praticamente cosa facciamo? Dobbiamo andare la materia a, un, a degli stati energetici che la precedono, giusto come dicevo prima, no? Quindi questi noi vogliamo raggiungere quegli stati che sono pre materia. Ora cosa significa che a un certo punto del mio processo, prima faccio la nanostruttura, poi lo metto in quella soluzione, arriverò ad avere un atomo singolo, di, eh, facciamo un esempio di zinco, questo atomo singolo di zinco ora non è più incastrato nella sua struttura molecolare cristallina, no? sai che ogni metallo ha una struttura molecolare cristallina che lo, che lo ingabbia e che crea una struttura. Tutti i, tutti i metalli hanno diverse strutture cristalline e per esempio eh, nelle leghe, quando noi facciamo una lega... E consideriamo la gabbia cristallina, cioè mettiamo insieme eh, metalli che hanno strutture cristalline più o meno simili, più o meno eh, mescolabili. Ora noi eh, attraverso questo processo alcune volte creiamo la calamita per attirare da fuori, altre volte creiamo un processo per cui eh, liberiamo semplicemente il, me il metallo che abbiamo davanti, in questo caso lo zinco, lo liberiamo e facciamo sì che non sia più incastrato nella sua struttura cristallina, ma, sia, eh, ma liberi i suoi atomi. E tu devi pensare che un atomo libero ora è come un, come un pianeta è. Devi considerare ora libero di, ehm, di emanare. E un pianeta Terra che cosa c ha? C'ha un, come dico sempre, ha il suo polo sud e il suo polo nord, no? Come tutti i pianeti. E ha un campo che ha questo movimento qui. Nel sud entra e dal nord esce posso un attimo interromperti? Sempre dalla chat. Non... Eh? Allora c'è Lara con la mano alzata e c'è Stefania che ha scritto anche: questo è quello che fanno anche le foglie delle piante. Quindi volevo sapere se Stefania e Lara, prima Lara e poi Stefania. Ok. Prego. Ciao a tutti. Eh, io volevo fare un piccolo intervento, soprattutto per i nuovi. Eh, come avete sentito, Filippo parla di nanostruttura e di eh, capturing, quindi di mh, vaschetta per appunto attirare eh, questi materiali e liberarli. Quindi eh, mh, estrapolare il, 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 il campo plasmatico, quindi il GANS, che è uno stato della materia molto vicino allo stato plasma e volevo dir, dire questa cosa che è molto bella perché eh, questa cosa che sta spiegando eh, dovrebbe farci nascere o comunque io vi pongo questa domanda perché eh, impariamo perché cerchiamo di conoscere questa cosa questa tecnologia e l'intervento che voglio fare è appunto dirvi che eh, cash eh, vuole rivelarci come siamo fatti e perché nella porosità delle nostre ossa la porosità delle nostre ossa è nanostruttura il sangue è gans dentro il nostro corpo quindi questa tecnologia ci sta insegnando attraverso il, il capturing che sta spiegando Filippo il gans che stiamo sperimentando tutti eh, ci vuole far rivelare come siamo fatti noi, chi siamo e attraverso anche i benefici che riusciamo ad avere attraverso i GANS e i campi plasmatici, riusciamo a capire ancora più in profondità come collegarci alla nostra anima. E è una cosa bellissima perché unisce la scienza più tecnica, più fisica, più chimica ehm, e, e quindi la scienza in generale alla spiritualità che eh, parlava di anima come un qualcosa che era quasi addirittura fuori eh, o comunque rilegato a, a qualcosa di più grande e invece cash unisce tutto e eh, lui infatti dice che eh, l'uomo eh, lui lo vede come una galassia e, e quindi è bellissimo ascoltare Filippo cercando di immaginare che quelle piastre, che quella nanostruttura, in realtà è, è un qualcosa che è già dentro di noi e, e è interessante perché si ha un, una comprensione eh, diversa, forse più confusa, però sicuramente inizia a delle, eh, iniziano a scattare delle intuizioni mh, molto forti. E, ad avere anche degli analiti in più anche a fare eh, le cose. Grazie a tutti. Stefania vuoi dire qualcosa? Stefi. Hai fatto diciamo questa, hai scritto de... che questo è quello che fanno anche sì. le di piante. Solo perché oggi, quando ho fatto per caso, ero all'insegnamento dell'agricoltura faccio vedere le piante come eh, riuscivano a fare gli amminoacidi dall'aria e proprio come la, la CO2, come noi facciamo la CO2 eh, e, mm, e noi stiamo proprio ricopiando, giusto eh, Filippo Lara? Stiamo copiando quello che fanno anche le foglie esattamente quello che facciamo anche noi in realtà, sì, i polmoni, no, sì. che... facciamo anche noi nel sangue, come dicevi. Una volta mi ricordo in un, in un incontro pubblico che Cash ha preso proprio una foglia da una pianta e ci ha spiegato la nanocopertura spiegandoci il, la foglia e dicendo se osservate le foglie c'è una parte che è ruvida e una parte che è liscia, che quindi sono due piastre. All'interno c'è l'acqua salata. Grazie agli interventi di Lara Ivo e Stefania. Filippo, puoi... non so se Rodolfo gli è tutto chiaro, vuole, visto che è la prima volta, io direi Filippo, vuoi fare qualche altra domanda, qualche altra curiosità? Eh, dicevo, eh, sì, diciamo che questa cosa qua era, fa parte degli approfondimenti, nel senso che eh, sì. Si possono dire... eh, se vuole fare domande a Ridolfo, perché poi che è la prima volta. Sembra... Sì, sì. Ho detto Filippo. No, no, è stato chiarissimo, e bravissimo Filippo. <ride> no, ti ringrazio. No. Comunque, eh, diciamo adesso grandi linee eh, ti ho detto, la, la meccanica di questa cosa qua. Poi dopo, in realtà, dietro queste poche parole si può allargare tantissimo il discorso, no? Eh, però sì, come diceva Ivo, essenzialmente mh, le, la, la fisica che ha la foglia di una pianta eh, replica proprio questo lavoro qui, no? Infatti la distanza poi eh, che, andremo a, a, che intercorrerà tra, queste due, tra questi due elementi crea, ele, crea, eh, finisce per influenzare quello che otteniamo. Perché è un po' come, come le foglie, no? Non so se hai notato, alcune foglie sono più spesse, hanno, sono quasi carnose, no? Altre sono sottilissime, cioè la dimensione di, quest, di questi elementi, eh, cioè diciamo che questa, questo reattore qui, in alcuni casi, replica proprio quel funzionamento lì. A seconda di come avviciniamo e allontaniamo questi due elementi, finiamo per ottenere più, materiali, più un certo tipo di materiali che altri. Per esempio, se io queste due piastre, una volta non ho trattate, una volta ho preparato tutto, le, rend, le porto questa piastra qui, la porto qui, così. In questo caso ottengo un materiale che a livello di percentuale ha l'80% di CO2 e un 20% di zinco, di ossido di zinco. Mentre se lo allontano, se questa, questa quest equazione diventa così è l'esatto inverso praticamente. E in più ci sono una serie di <coughs> dettagli all'interno di questo reattore che ehm, fanno sì che il materiale che tu vai a ottenere, cioè questi monoatomici che tu ottieni qui, que quei colori che tu hai visto, sono dei gas che sarebbero singoli atomi. E, anche il tipo di sale che tu vai a introdurre dentro, dentro questo reattore cambia il risultato. Noi sappiamo che ci sono tanti tipi di sali, dal magnesio al potassio a, eh, al calcio, e adesso sinceramente non, non me li ricordo tutti, comunque tutti questi, questi sali contribuiscono alla creazione di un ambiente alcalino. E, eh, che ne so se io qui ehm, in questo reattore in questa in questa situazione ci metto del potassio eh, farò una sorta di eh, triggering lo chiamo per un certo tipo di isotopi che si verranno a creare su questa placca perché comunque noi come ti dicevo prima consideriamo Scusate, ho il telefono che mi sta suonando, lo spengo. Approfitto per dire Dan che ha messo in chat un video. Ci vuoi dire che cosa è così almeno. Scusami, eccomi qua. Scusatemi. Anche ha messo Filippo in chat un video. Volevo solo, eh, mentre si sei allontanato, chiedere a Dan di dirci: Sì, io l'ho visto il video della CO2 dove Mr. Cash spiega come fare eh, questo reattore. È solo che volevo sapere se, se aveva il link con i sottotitoli in inglese. Ciao. Sottotitoli uh... in inglese. Ciao. <ride> no, eh, ti lascio la condivisione Grazie. del video, Lisa, così Ma poi puoi vado io, vado io. rimettere su il. Um... Sì, sì, vado io. E... Tranquilli, era giusto per, per avere, diciamo, per vedere da dove è la informazione riguardo alle foglie. Lo vogliamo vedere un pezzettino? Che ne dite? Ditemi voi, Filippo, che ne pensi? Uh, non so, fate voi, dite, ditemi voi se per voi va bene, va bene anche per me. Provo. Nel frattempo, Filippo, continua che io provo a condividere. Allora, con... ehm, quindi le varianti sul reattore statico sono tantissime e ognuna di, di queste piccole variazioni che andiamo a fare, dal tipo di sale... Alle posizioni del placche, una serie di cose genereranno poi alla fine un tipo di plasma, ora, una volta che abbiamo ottenuto questo materiale, c'è la fase dei reattori dinamici. E come, come possiamo pensare ai reattori dinamici? Dobbiamo pensare che abbiamo in mano un tot di calamite, no? E nel momento stesso che queste calamite vengono mosse si genera qualcosa, per esempio noi ne, nella meccanica sappiamo che se facciamo roteare delle calamite vicino a, a un metallo sappiamo che si genera un'interazione, c'è cioè un campo magnetico, no? La stessa cosa avviene per questi materiali una volta messi in uno stato dinamico praticamente, ecco. Volete andare col video? Io lo farò vedere un pezzettino. Ok, vai, vai pure. Sì, sì. che, dite? che dite? Io ho messo condividi audio, ditemi se si sente l'audio. Sì, sì. the biggest problems for humanity in the past few decades has been the global warming. the global warming has been the menace which we have come to understand the damages it has done and can do in the future to humanity. it has been said that the source of the global warming is the extra and overproduction of co2 by using different kind of fuels, by burning fuels. In fact, in the past few days, the world leaders, 120 of them, have met in the United Nations to find a solution for a una CO2. Per co we, do and how we can Che potiamo fare country. per tenere sotto controllo? In fact, in the past millions of years, in ultimi 4 the di planet anni, Earth has found its own solution. La pianeta ha trovato la With propria plants, soluzione con le piante. le foglie assorbono CO2, uh, absorbono CO2. And, it e senza, avere, senza mettere condizioni un rilasciano l'ossigeno c'è un sistema di estrazione so CO2 per questo piantano le piante Be per lasciare una un'impronta di to verde allow the trees to build as many in the long run they can absorb part of per CO2 permettere di crescere gli alberi, per rilasciare ossigeno can from the environment that you senza can be bruciare i combustibili, per non, uh, per non giustificare l'abuso della natura. Dell so so In questo momento la fondazione è così avanzata the work of a leaf. che abbiamo capito la, fun so la funzione della tecnologia. The, way the, nature is, the, way the nature works, modo in cui è la natura. Abbiamo, abbiamo riuscito a replicare il lavoro di una, una foglia. Se guardate una foglia, una la vita ha due parti, is in to the back. una è nanocoperta, una è coperta, una è una quando i interag CO2 interagiscono permette la creazione di un campo magnetico gravitazionale intorno al foglio che so è più debole del CO2 c'è un una calamità per CO2 che è assorbita dentro la foglia in uh, sviluppo della tecnologia facciamo la stessa cosa in un processo process semplice è come ho fatto vedere in altri video come in Africa per riguardo che riguarda Ebola like facciamo nanostrati plant uguali come in Las usando create a very simple nanolayer creando semplici layer in una piastra di rame queste copre e questo è il e il rame che è il nano ricoverato one side properties the leaf, is, example, cioè la il... the nano layer on the top questo è la il before, superiore The field created between the two layers to, tra trato, layers released to creation of the environment that extract CO2 from Permettono the so by nano CO2 CO2 è, Dan. CO2. Scusami Dan, and then Dan, però così non è che è molto, find ragazzi. the second plate we have discovered, that by using scusa. nickel plates. Cioè così non è, non è che riusciamo. È... Fatto in questo modo non è che è comprensibile, ok, Dan. Cioè bisogna che mm -hmm. ehm, è meglio che lo spiego io in italiano piuttosto che facciamo così, no? Non credi, Dan? Sì, sì, sì hai fatto bene che mi hai fermato, mi dovevi fermare prima. Non c'è molto tempo in più, cioè, tradotto così eh, velocemente, non è, non è di aiuto in questo momento. Io comunque stavo capendo. Eh, scusate. No, però diciamo per gli altri che sono qui non è certo, certo, certo. propedeutico fatto così. Cioè... Però posso dire solo che mi è piaciuto molto perché diciamo, fa capire il discorso della foglia, fa capire molto bene il parallelo e il paragone. Prego Filippo, vai, vai. Grazie Dan, grazie. Grazie Dan. Cioè, questo ci vorrebbe almeno quei sottotitoli eh, riguardato due o tre volte perché così è difficile che io ho dato solo una mano di aiuto per vedere da dove provenire questo. Ti, ti do anche il pezzo e vediamo se c'è i sottotitoli direttamente in italiano. Grazie. Sì, poi questo magari se lo guarda allora in un secondo momento, lasci, lasciamo il link uh, in chat, no? E poi dopo chi vuole con calma se lo va a vedere, no? Giusto. Grazie Dan che ce l'ha fatto vedere. Io per esempio non lo conoscevo, me lo andrò a rivedere. Penso che almeno due o tre volte, come dice Filippo, per capire meglio. Sì, è interessante anche sì. andare a, ad ascoltare direttamente la fonte no, di questo sì. scienziato Meran Tavolikesh, che eh, ha studiato per anni e ha divulgato e sta divulgando tutt'oggi questa tecnologia fantastica, anche perché il suo campo, quindi la sua vibrazione della, della sua voce, è particolare. Quindi aiuta la comprensione. Chiaramente qui ci sarebbe un dibattito da aprire enorme, però per i, eh, quelli che eh, i nuovi arrivati, diciamo, se vanno alla fonte, quindi hanno il sottofondo, anche se è in inglese che magari non capiscono, per esempio io non capisco l'inglese, però eh, la, la sua voce eh, aiuta a, a sintonizzare in qualche modo. Eh, i, i nostri campi di comprensione perché cash dice che eh, tutte le nostre emozioni e tutti i nostri pensieri sono plasma puro quindi vi lascio immaginare lui che riesce a percepire e, e gestire i campi eh, può fare delle cose veramente interessanti e si impara anche da, da, questa, da questa cosa a livello intuitivo ok vi lascio andare avanti allora. Eh, mi fa venire in mente una cosa, uh, Lara, quando uh, ero con mio padre no? e io sentivo gli insegnamenti in inglese e avevo chiesto a Mr. Cash, ho detto, Mr. Cash, mio padre non capisce l'inglese, però se io sento gli insegnamenti in inglese e lui la vicino, no? e va bene lo stesso. E lui diceva, sì, anche, anche se non uh, capisce a livello della lingua però a livello dell'anima eh, cioè, cioè, cioè eh, ti entra come insegnamento lo stesso è come se eh, in qualche modo ti mi hai fatto questo download <ride> e, però è chiaro che con la propria lingua come diceva anche il Mr. Cash sei più connesso perché è, è della lingua se tu spieghi una cosa nella lingua madre è chiaro che poi tu sei più connesso con con, uh, con se uno dice le cose nella tua lingua, perché infatti le capisci, sì. E, vabbè, volevo dire solo questo. <ride> Comunque, se sì, anche io consiglio di vedere questo video, eh, lo consiglio di vederlo anche se è in inglese, eh, e poi magari quando abbiamo tempo, magari lo mettiamo tra le cose da fare. <ride> Sono sì, infatti, vedi, si potrebbe, visto che non è proprio lunghissimo, è una mezz'oretta. Si potrebbe anche sottotitolare a questo punto, no? Potrebbe essere uno dei lavori da fare prossimamente. Perché comunque anche io, io mi sono reso conto personalmente che eh, man mano che il, quello che stiamo facendo viene approfondito, quando io rivado, per esempio, a ascoltare qualcosa che ho già ascoltato qualche anno fa, riesco a mi rendo conto che molte cose non le avevo sentite e ho, ho preso da quella informazione da quel workshop e solo quello che la mia, la mia presenza cioè la mia capacità di quel momento mi consentiva però anche capendo le parole anche capendo i termini in inglese eh, mi sono reso conto che sì molta roba viene persa e quindi e magari adesso ce lo guardia... chi se lo guarda adesso cioè, capisce delle cose, riguardandolo fra un anno o due ne capisce altre. Cioè non che quello che ha capito adesso sono sbagliate, e in questo momento riesce a aprire le braccia fino a un certo punto e far entrare certe cose. Infatti, anch'io, che diciamo, ho iniziato da un anno, praticamente, anche se ce lo conosco da due anni. Praticamente ora rifacendo le cose, per esempio domenica, ho fatto delle cose che, nuove che non abbiamo fatto, anche vedendo i video, tutti quanti, però non avevo mai pensato al discorso delle foglie. Quindi ringrazio Dan che ci ha dato questo spunto. Di approfondimento. Io pensavo che avesse, aveste visto questo video perché no, no, è uno dei primi video no. che hanno fatto sul CO2, no, no, io non l'avevo visto, per esempio, vedi? vedi questi spunti nascono così molto bene. Anche perché adesso noi in questo momento, soprattutto voi, siete partiti da, dagli ultimi teaching, no, da diciamo al, al tutto un po' è partito con il corona. E, e da lì eh, molta gente si è avvicinata e sono successe una serie di cose per cui ci siamo interessati a determinati argomenti però dietro c'è eh, un universo da approfondire ehm, volevo riprendere il discorso dei reattori dinamici vai, vai. guardate l'altra volta no? abbiamo detto di, mh, di prenderci delle palline da ping pong no? E, per chi se le prese, io intanto chi se le prenderà dopo si ricorderà questo processo. Allora, quello che dobbiamo fare ehm, è quello di creare due fori passanti nella pallina da ping pong, non troppo grossi, diciamo un da un millimetro a due massimo. E una volta praticati questi due fori, ehm, prepariamo una soluzione di acqua. Eh, di acqua e soda caustica. La percentuale è sempre più o meno la stessa, cioè 40 grammi di soda caustica per litro. E prepariamo la soluzione, aspettiamo che si raffreddi, non buttiamo i nostri elementi quando c'è la reazione calda e lasciamo che queste palline si riempano di, di soda caustica. E poi le lasciamo lì per circa una settimana, dieci giorni. Nel momento stesso che le tireremo fuori, eh, cominceremo a fare il processo di allineamento con il tester come facciamo con eh, come del resto, facciamo con eh, i nostri pezzi di rame o di zinco. Il processo è lo stesso, e, e una volta ottenuta questa cosa qua andremo a fare i primi esperimenti con i campi perché eh, questa cosa qua sarà questi esperimenti che andremo a fare saranno propedeutici eh, sotto tutti i punti di vista per ciò che sta per arrivare a livello di, di workshop cioè da qui in poi si stanno profilando una serie di, um, di di workshop incentrati proprio sulla non fisicità cioè sull'interazione eh, che noi abbiamo come esseri fatti di plasma con e, e, e le nostre creazioni che sono le coppe dei reattori statici e i reattori dinamici e, e quindi prima entriamo in confidenza con um, con questo mondo è prima e perché nel momento stesso in cui noi abbiamo un'esperienza di prima prima mano prima persona abbiamo come un facciamo un passo un conto è la teoria è, accade questo se mettiamo la placca così oppure la nanostruttura conduce quello però sappiamo benissimo che Parliamo di plasma, parliamo di nanostrutture. Nel momento stesso che io avvicino una paint pen alla mia mano e percepisco il plasma, c'è quello step perché ora lo sento. Non è più qualcosa di eh, le mie parole o le parole di qualcun altro. In quel momento sento che c'è un'interazione. Io sto avvertendo un campo. Che, eh, fa determinate cose sulla mia mano o sulla mia gamba e quindi capisco che ah allora, allora c'è qualcosa che viene veicolato ecco qui con la pen pen oppure con un reattore statico abbiamo visto eh, la parte fisica di questa cosa ora noi dobbiamo attraverso l'uso dei reattori dinamici eh, dobbiamo sperimentare il nostro plasma, cioè abbiamo parlato di carbonio 14, no? Abbiamo nominato questa cosa qui non perché eh, il carbonio 14 abbia qualcosa di diverso dagli altri plasmi. È un plasma anche lui, come gli altri. Però è quello, è il medium. E, e ora con questa cosa dei reattori dinamici sperimenteremo noi in relazione a qualcosa dove non c'è nessun motorino, dove non c'è nulla di fisico, non c'è l'evidenza di qualcosa che si muove, che lo possiamo vedere, ma attraverso sempre l'uso della nostra fantastica coppa di acqua salata, metteremo in luce che in mezzo a quei due reattori ci sono dei campi e adesso lo sto dicendo, sto dicendo sto mettendo le trame larghe per questa cosa qua poi nelle prossime andremo sempre di più a dettagliare e quello che dovremmo fare in relazione a questi reattori dinamici è la sperimentazione delle emozioni che cosa vuol dire? noi sappiamo che eh, le emozioni più elevate hanno una caratteristica di essere più magnetiche, mentre le emozioni come la rabbia, il risentimento, l'odio, eh, queste emozioni qui hanno una base più gravitazionale. Quindi se noi guardassimo nella nostra eh, tavola degli elementi periodica, l'amore probabilmente sarebbe l'idrogeno. E eh, la rabbia, il risentimento e una serie di altre cose potrebbero essere vicino a, al piombo o, o giù di lì. Quindi sono dei magrav, cioè le nostre emozioni hanno uno spettro di magrav. Quindi rivolgendoci a questi reattori... Filippo, sì? Filippo cos'è un magrav? Sì, è vero. <ride> uh. Perché lui adesso si, eh, sta seguendo come prima cosa il magrav è un acronimo che sarebbe magnetico e gravitazionale, no? e la cioè questa scienza ci dice che ogni cosa, ogni elemento ha un suo magnetico e, un e il suo gravitazionale. Anche la materia ha un suo magrav, poco forte. Mentre un plasma, eh, una volta che abbiamo liberato la materia dalla sua struttura cristallina, presenta questo, questo campo, questo magnetico gravitazionale, più presente, più forte. Quindi, eh, dove ero rimasto Lisa, scusami? Quindi praticamente MAGRAV sarebbe l'acronimo per… Come dire. le cinese in Yang. Esa, ehm... Stavi parlando dell'idrogeno che… L'amore e il piombo che è qualcosa di molto più è più, è più gravitazionale, cioè è più materico. Infatti, ehm, le, le emozioni, quelle più basse, diciamo, sono ehm, vicino alla scatola cranica, mentre quelle ehm, più elevate sono vicino all'anima, più vicino all'anima. E non perché una, senza polarizzarci, ora dobbiamo pensare che possiamo giocare con eh, tutto lo spettro di emozioni. Non è che dobbiamo solo, eh, una volta realizzati questi reattori, non è che dobbiamo concentrarci solo sull'amore, perché l'amore... No, possiamo utilizzare tutto lo spettro dei Magrav. Quando io faccio i Gans, posso avere bisogno anche del Gans del Piombo. Non è che è il piombo, perché è più gravitazionale, allora è brutto. In questo caso, eh, posso generare diversi tipi di, di queste forze. E queste forze saranno veicolate dal nostro carbonio 14 verso queste due palline. E ehm, come dicevamo prima, una volta creati questi due reattori, eh, scusa Lisa, condivido un secondo lo schermo così che dan ha messo un secondo video sulla sì. situazione di creazione dei nano con i sottotitoli in inglese quindi chi vuole se lo può copiare grazie dan okay. grazie io l'ho già, già copiato su tutti i sottogruppi di diciamo. nome grazie lara grazie sì. ora sono 25 ok quello che faremo ah poi fra l'altro volevo dirvi anche un'altra cosa Finito questa cosa, c'è cioè questa piccola descrizione, vi propongo un'idea che mi è venuta questi giorni. Allora, è semplice. Una volta che noi abbiamo le nostre due palline e dentro ci abbiamo fatto passare il plasma che vogliamo, qui nel mezzo metteremo il nostro bicchierino con acqua salata, no? E Dobbiamo fare una serie, il nostro esperimento è questo, visto che noi non dobbiamo essere lì davanti ai reattori per influenzarli, possiamo essere al lavoro, possiamo essere in qualunque parte del pianeta, e fare degli esperimenti sia differenziando i reattori e rivolgendo a ogni reattore un tipo di emozione, posso decidere. Eh, Al reattore 1 eh, dedicherò lo stupore. Sto facendo degli esempi, eh, ognuno fa come vuole. Eh, Al reattore 2 voglio associarci eh, l'emozione di mh, gratitudine e, mh, di solito. Dopo una settimana massimo dovete iniziare a vedere qualcosa dentro il vostro bicchierino più o meno. Questi sono i tempi, e sarebbe bello che dopo il primo, dopo il primo test, provate a cambiare anche emozioni a vedere che cosa succede. Questo lo faccio anche io, insieme a voi perché l'ho fatto una volta solo, e, e questo praticamente questo esperimento. Cosa? Cosa fa? Ci mette in evidenza che ehm, non c'è bisogno della materia, cioè non abbiamo, ci distacchiamo sempre di più dalla materia, dal Gans, dalla nanostruttura, da questa cosa qui, e andiamo verso i campi, che è quello che è propedeutico per i teaching che stanno per arrivare. Perché saranno è, tutti basati sui campi, su come interagiscono, sulla loro, su come noi possiamo interagire con loro e come loro interagiscono con noi. E naturalmente questo è eh, con la supervisione della nostra anima, che è quella che diciamo che orchestra tutta questa cosa qua. Perché l'interazione, diciamo che che avviene, non viene per un fatto meramente fisico, quella che di cui sto parlando in questo esempio qui, eh, ma visto che ora sono le emozioni in ballo e le emozioni sono l'interazione dell'anima, che abbiamo l'anima dell'uomo con l'anima del corpo fisico, quindi ora stiamo interagendo a un livello più basso, nel senso stiamo andando proprio alle basi della struttura. E ehm, siccome ci stiamo dirigendo da questa parte, io ho pensato di, di fare questa cosa qua. Ho, ho, ho voluto aggiungere un test aggiuntivo da fare. E io creerò un, eh, un reattore statico che potrebbe essere anche la coppa numero uno. O potrei creare, potrei mettere in piedi un CO2, poi che cosa faccio una volta fatto, faccio la foto di questo reattore e tutti quanti ce l'abbiamo, l'abbiamo visto. No, Mr. Cash dice che cosa, cosa ci serve per metterci in contatto con una persona? Se non la conosciamo, già basta vederla, vedere le sue fattezze. E già abbiamo la possibilità di metterci in contatto, no? Con questa cosa faremo la stessa cosa. Io metterò, eh, farò questo reattore, condividerò con voi la foto e tutti quanti eh, nella nostra giornata ci connetteremo con le nostre emozioni a questo reattore. Questa è la prima parte, no? La seconda parte di questa idea che mi è venuta è questa. Ora io ho prodotto del CO2 dal mio reattore. E che cosa faccio? Lo spedisco a tutti voi. Ognuno di voi avrà la, lo stesso gas preciso che ha il mio reattore. e ehm, ci creerà un reattore, un reattore dinamico con questo plasma. E da qui la sperimentazione si apre ovviamente perché <ride> nessuno ci può dire che cosa succederà, no? Però eh, sono convinto che mh, se rimaniamo aperti e non ci creiamo troppe aspettative, eh, qualcosa salterà fuori ci porterà eh, sicuramente nuove comprensioni e, e comunque uno è il primo esperimento questo qui dei reattori dinamici questo delle palline da ping pong è propedeutico per questo qui per il secondo e e in questo reattore del CO2 noi cosa vogliamo? Possiamo scegliere un intento comune? Possiamo scegliere la pace? Possiamo scegliere l'unificazione? Possiamo deciderlo insieme anche. Sì, penso la pace. Sì. L'unione. Creiamo... L'unione. Ok, noi, crea... noi abbiamo. Quindi cosa accadrà? Che noi creeremo un Magrav che eh, arriverà a questo reattore, no? Che sarà un Magrav della pace, della condivisione e di, di come vediamo noi il nuovo paradigma, giusto? Sì, sì. Da qui in poi noi, eh, voi riceverete tutti quanti questo GANS che è vi ricordate l'altra volta ho parlato dei sistemi wireless, però era una cosa in privato, giusto? E il sistema wireless funziona bene quando si usano gli stessi GANS, cioè quando il CO2 utilizzato proviene dallo stesso reattore, perché altrimenti due CO2 da diversi reattori non hanno quella forza eh, per creare certi fenomeni, no? Quindi ora tutti quanti riceverete il GANS creato con questo reattore. E poi vedremo, vedremo che cosa salta fuori. Però diciamo che questi due, il primo test, questo servirà e propedeutico agli insegnamenti che stanno per arrivare. Anche nell'ultimo nell incontro che c'è stato. Quello del Nord America Corona Team, si è proprio parlato di questo. Mr. Cash ehm, ha espressamente chiesto di accelerare su questa cosa, ma già noi lo stavamo facendo quindi ehm, poco male, capito? Cioè, tutto ok, e eh, Qui avevo postato, giusto, giusto per rimanere in tema, ma mi sembra che sia qua, scusa, abbiate pazienza un attimo. cartello senza titolo. Oddio, allora, ce l'ho qua, ok. L'ho postato a te, Lisa, credo. Porca miseria, dove l'ho messo? Ok, avevo postato comunque quella... Quella locandina dove c'erano i reattori ah, statici. Sì, lo è cerco, io, che lo vista. cerco io, lo cerco io, lo cerco io. Ah, ma era semplicemente per dire che comunque questi, questa idea già c'è. È, è presente, e, e quindi niente, questa è la, la strada che io prenderei come sperimentazione che eh, ci darà eh, delle evidenze che ci faranno andare più velocemente verso questa, a scivolare dentro questa strada senza triti. Perché diciamo che ogni volta che eh, crediamo a qualcosa, siamo nel livello della conoscenza più basso. Io credo che questa cosa sia così, vuol dire che ancora non è che ho avuto qualcosa, mentre nel momento stesso che io ho fatto i due reattori, dentro non c'è niente, ci sono solo i campi, io vedo che c'è un'interazione, non sono più nel credo, sono già in un altro stato e quindi questo ci consente di essere, avere meno resistenza ai concetti che ci arrivano, cioè siamo aperti e disponibili a quello che sta arrivando, perché abbiamo toccato con mano ovviamente. Mm. Eh, io mi fermerei qui ragazzi, se perché sono già un'ora e mezzo e lascerei spazio a qualche domanda. Se ci sono domande, Stefania stava parlando uh, della memoria dell'acqua, non so se vuole dirlo la voce. Eh, Elisa ti lascio il desktop così sì, rimettiamo l'immagine. Vado io. Sì, e anche in Cina, cioè è una cosa che è anche venuta dall'Oriente, per esempio. Il mio maestro Shaolin ce ne ha parlato anche lui, proprio per, anche per loro era importante. C'è cioè, eh, eh, questo esperimento che si chiama esperimento del, del riso che potete fare, fare ai vostri bambini o in casa, così per divertirvi, dove prendete lo stesso riso, un, riso, un po' di riso, lo bollite. E poi lo mettete in tre contenitori diversi. A uno, non so se già, già lo sapevate, è quello dove scrivi odio, amore e indifferenza. E ogni giorno a uno gli tiri le madonne, all'altro eh, gli dici che gli vuoi bene, l'altro, indifferente. E dopo un mese o due vedete che la differenza del, delle, dei tre contenitori con lo stesso riso. E molti esperimenti fanno vedere che è quello dove tu Uh, pensi sempre cose positive, amore, eccetera, il riso non è cambiato e in quello dell'indifferenza e quello odio c'è cioè muffa e quell'altro ancora più muffoso, no? E quindi fa capire che il pensiero uh, conta, cioè uh, il modo in cui tu pensi ha, ha effetto sulle cose che ti stanno attorno e quindi era un modo per vedere come l'esempio che hai fatto tu adesso, che io volevo collegare a, 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 che era simile all'esempio a quello che stiamo facendo noi con le GANS, così vediamo, uh, cioè si vede come i campi interagiscono, perché anche il pensiero è un campo, quindi fa vedere, è come un altro simile uh, esperimento, volevo solo dire questo. La <ride> delle emozioni, anche no? il campo campo noi qualche volta parliamo di risonanza no, mi è venuto in mente mentre dicevi questo esempio Steffi, il discorso c'è cioè una famosa diciamo leggenda che sull'isola di Pasqua eh, i, gli abitanti raccontano diciamo che per far morire un albero non lo tagliano ma tutti i giorni gli vanno vicino e gli dicono brutte cose, parole di odio e dopo un po' di tempo questo albero cade e muore. Quindi giusto per collegare insomma le emozioni a degli effetti pratici, diciamo, sulla, sulla materia. Wow! Um, e eh sì, eh, ho visto che c'era anche... Sì, ehm, Lara, infatti, vuole dire qualcosa, vedo la mano alzata. Comunque, sì, eh, 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 questo è un altro esempio. Se sì, infatti noi creiamo o distruggiamo, <ride> però siamo dei creatori, ecco. <ride> infatti, e allora qualcuno sta andando via, e ditemi quando vogliamo, perché Filippo dice che ci possiamo fermare qua. Poi ci sono dei link, Filippo, che possiamo mettere al limite... In chat di collegamento con questi, come avevamo detto, di collegamento con questi con questo insegnamento pubblico in italiano. Sai, fidimi quando posso chiudere così se non ci sono altre domande. No, c'era Lara che voleva fare una domanda, ecco, la ma Lara vai, vai. Eh no, volevo fare un intervento perché io sono per le cose semplici e riguardo appunto a quello che si diceva eh, dei nostri campi dell'emozione. Dell e del uh, pensiero uh, tutti noi penso che uh, abbiamo avuto esperienza quando una persona uh, proviamo uh, delle cose comunque negative uh, addirittura proviamo mal di pancia oppure male addirittura al petto al cuore e quindi come magari una, una gioia grandissima che eh, sfruttiamo proprio energia da tutti i, i pori della pelle oppure abbiamo queste sensazioni quindi alla fine in realtà è importante eh, ascoltarsi bene e la tecnologia del plasma ci spiega ulteriormente eh, cosa, cosa succede come siamo fatti poi anche la scienza ha um, uh, attestato ha dichiarato che è, è vero l'effetto placebo, quindi ehm, il potere della nostra mente è pazzesco. Con la tecnologia, il plasma, riusciamo a capire come come fa, come lo è, perché lo è. E quindi è veramente interessante andare a studiarla. Grazie. Infatti, mi ha fatto venire in mente, perché noi siamo fatti di plasma, no? Mi fa venire in mente che c'era una mattina che mi sono alzata che stavo poco bene. Ero tutta intasata, ho detto: No, non, mi sa che non posso andare a lavorare perché non posso attaccare queste cose ai miei colleghi o ai clienti, eccetera. E mi ricordo che ero proprio, stavo pensando di eh, cancellare, eccetera. No? Poi un ragazzo che a me piaceva, mi ha chiamato e mi ha detto se ero libera di pomeriggio. E all'improvviso cioè, mi si è liberato il naso, mi ha dato tutta l'energia di questo mondo, ero come se all'improvviso ero guarita. Cioè, proprio ho visto, visto l'effetto cioè, che è sul è tutto, il corpo, proprio. Mi è, è rimasto sempre in mente come mi sono ripresa all'improvviso. Esatto. Eh, lì si capisce come, come vanno a lavorare le emozioni così rapidamente. <ride> infatti, il <ride> tempo... <infatti, ride> il plasma eh, è fuori dal tempo e dallo spazio e quindi è proprio interessante. Allora Steffi, se diciamo vogliamo chiudere qui, poi dopo continuiamo, diciamo, privatamente la registrazione, io chiudo con la diapositiva, va bene? Se siete d'accordo. Non so se qualcuno vuole fare domande. Rudy, tu vuoi fare domande? Prima che chiudiamo. Ci sono domande? Ok, non ci sono. Allora sì, possiamo chiudere, perfetto. Okay. Allora c'è un nuovo una nuova, diciamo, io ho la PM che non so chi è, Stefania, benvenuto. Allora, chiudiamo questo 25 insegnamento pubblico in italiano, mercoledì di 2 dicembre 2020, ehm, e abbiamo parlato stasera di reattori statici e reattori dinamici, è presentato Filippo Bragani. Un saluto a tutti e interrompiamo. Uh, adesso ci vediamo mercoledì prossimo per l'insegnamento pubblico ciao a tutti grazie grazie a grazie tutti, a tutti. Grazie a tutti.